Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video per quanto riguarda gli acquisti. Allora, ma prima di cominciare vi voglio dire cosa ho indosso perché sicuramente qualcuna me lo chiederà. E ho indosso uno dei nuovi lipstick di Sephora, in particolare questo è il numero 31. Eccolo qua. Ed è questo colore qui, bellissimo, ed è ovviamente un matte. Prima di cominciare, sigla. Zombie apocalypse. Allora, ragazze, ho fatto un ordine per quanto riguarda Makeup Revolution sul sito spagnolo, quindi sul sito ufficiale, perché avevo visto delle palette che me ne ero praticamente innamorata, e quindi sul sito di Maquillalia non c'era, e quindi ho aspettato che fossero almeno disponibili sul sito della Revolution. Appena mi arrivò le mail che erano disponibili, mi sono detta: ok, è il momento giusto. Allora, il pacco è arrivato molto in ritardo perché, a parte perché arriva dalla Spagna, ma poi anche perché comunque ci sono stati problemi, per quanto riguarda la neve, il ghiaccio, eccetera, sa che sappiamo tutte, e quindi, ha ritardato un bel po'. Ma comunque l'importante è che è arrivato, e adesso vi faccio lo spacchettamento della Revolution. Allora, all'interno il pacco ben sigillato, all'interno c'è praticamente la fattura, eccola qui, con tutti i prezzi delle cose che ho preso, che poi alla fine sono tre pezzi che hanno tutti e tre lo stesso prezzo, quindi. All'interno c'era anche della carta, ovviamente, come imballaggio, e poi adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Ho voluto vendere loro. Se mi seguite su Instagram, che vi lascio comunque giù nell'info box il link, sono sempre Fortuna Official in Makeup, sapete già questi prodotti che vi mostro adesso. Magari se vi interessano, ecco, qualche make-up in particolare con una di queste palette, io già avrei intenzione di fare qualche tutorial con queste palette. Però se voi mi fate sapere che vi fa anche piacere questa mia idea, sicuramente metterò in programma anche questi video qui. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa Chocolate Orange, questa qui, che è praticamente della Eye Heart Revolution. Vi faccio subito vedere all'interno. Allora, c'è da dire che è stupenda, ragazze, stupenda, 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 dentro e fuori come anche le altre, vabbè, con questa tavoletta di cioccolato, e qui c'è questa scia, questa cioccolata che si scioglie insieme alla cioccolata fondente. Praticamente questa è la cioccolata all'arancia, cioè io adoro la cioccolata all'arancia, non so voi, ma io tantissimo. All'interno troviamo lo specchio gigante come gigante. All'interno c'è il foglietto con tutti i nomi degli ombretti. Ragazze, profuma di arancia, ma di una cosa straordinaria. Mamma mia, troppo troppo bella. C'è il suo pennellino doppio, che io questi qua li trovo da un lato inutili, da un altro lato utili, perché comunque
con la punta riesco comunque ad arrivare nei punti più critici, come all'interno dell'occhio, magari con un colore un po' più shimmer. Allora, vi faccio vedere subito i colori, ragazze. Eccoli qua, che sono delle tonalità calde che io adoro. Vi faccio vedere alcuni dei colori. Questi, per esempio, già così già mi fa come un make-up in mente praticamente. Sono molto pigmentati e per nulla polverosi. E questi sono soltanto tre dei colori. Vi ripeto, se volete un make-up completo con questa palette, me lo scrivete, io senz'altro ve la faccio. Troppo, troppo bella. Ha un profumo, ragazze, troppo bello. Poi la seconda che vi faccio vedere è questa Mint Chocolate, quindi col packaging con la cioccolata verde. Anche questa la volevo da un bel po'. Eccola qui, troppo, troppo bella. Anche questa sia dentro che fuori. Anche questa porta la plastichina con i nomi e lo specchio e il pennello. Questa, a differenza dell'altra, profuma di menta. Mamma mia, una menta straordinaria. Eccola qua. Questa ha tutti i toni per quanto riguarda sul verde, sul rossiccio, sul giallino, sul bronzo. Vi faccio vedere. Anche qui, ecco, mi è caduto il pennello ovviamente, e vi prendo questo bronzo qui, eccolo qui. E questo sono soltanto tre, ragazze, che soltanto con questi tre fate un trucco completo, secondo me. Troppo, troppo belli. Infine ho voluto prendere lei, la Rose Gold, che praticamente sarebbe la dupe della Huda Beauty, la prima. Ho voluto prendere lei, ragazze, spettacolare, cioè bellissima. Questa, anche questa ovviamente, sempre per quanto riguarda lo specchio, la plastichina e il pennellino. E questa praticamente è la dupe della Huda, la prima palette che ha fatto uscire la Huda, della Huda. Eccola qui. Questa invece profuma di vaniglia. Un cioccolato vaniglioso, ecco. Diciamo così, sì. E i colori sono praticamente identici e precisi. Magari ecco, manca il nero rispetto all'originale, ma cioè, sono degli ombretti spettacolari. Eccoli qua, pigmentatissimi. Eccoli qua, alcuni ovviamente. Ho fatto vedere quelli più gettonati di queste palette praticamente, che oggi in ogni palette troviamo sempre dei colori del genere, quindi molto shimmer, molto duochrome, insomma così luminosi, belli, belli, belli. Queste sono venute 9,99 euro l'una. E poi ovviamente c'erano comunque le spese di spedizione di intorno ai 3 euro, perché comunque non sono arrivata ai 30 euro, perché dai 30 euro in poi le spese sono gratuite. Però comprando appunto queste tre palette mi sono venute comunque intorno ai 29,90 no, o 29 qualcosa. Ora vediamo meglio. 29,97, quindi non sono riuscita per un pelucchio ad arrivare ai 30 euro e quindi ho pagato quei 3 euro di spese. Ma
voglio dire, comunque arriva con corriere, quindi tranquillo. E questo è quanto, ragazze, per quanto riguarda questo video. Io spero che il mio spacchettamento della Revolution vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi interessa appunto vedere i tutorial per quanto riguarda con queste bellissime palette. Scrivetemi un commentino sotto che io sicuramente vi rispondo, perché mi fa sempre tanto tanto piacere ricevere i vostri commentini. Lasciatemi un like al video e condividete il video. E mi raccomando, se ancora non siete iscritte, che cosa state aspettando? Iscrivetevi. Vi aspetto anche ovviamente su Instagram, Facebook e anche i blog. Mi raccomando, trovate comunque tutto, tutto giù nell'info box. Io vi mando un bacio grande, grazie per la visualizzazione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!